Armando, prima di tutto una battuta, ma quanto è difficile scrollarsi di dosso il ruolo di Santilli, di Secchione, com'è possibile? Beh, insomma, perché Notte fra gli esami è stato un film di un successo clamoroso di cui nessuno, insomma, se l'aspettava a quel tempo. E quindi sì, ancora negli anni la gente mi riconosce tanto per questo personaggio, anche perché comunque il film è ancora tuttora mandato in onda spessissimo, anche 2 o 3 volte l'anno, quindi anche nuove generazioni lo vedono e così. Perché la paura degli esami c'è sempre, ogni anno, per ogni generazione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io ancora ho gli incubi, sogno a volte di fare la maturità, mi sveglio con l'ansia che devo fare l'esame, quindi sì. Al di là del cinema, del grande schermo, poi parleremo anche dell'ultima avventura, dell'ultima esperienza importante con Sorrentino. Tu hai fatto anche molto teatro, no? Hai cominciato, se non sbaglio, addirittura con Proust. Sì, bravo, ho cominciato con Proust, è stato il mio primo spettacolo con la regia di Giuliano Basilicò, che fu uno spettacolo che lui fece negli anni 70 e per il trentennale, quindi nel 2005, lo rimise in piedi, praticamente come era negli anni 70. E quella fu la mia primissima esperienza a teatro a Roma. Esperienza che porto sempre nel cuore, anche un regista che purtroppo ora non c'è più e che ricordo sempre con affetto. E adesso c'è Sorrentino, il grande Sorrentino, tra l'altro in un lavoro un po' anomalo per lui, per il grande regista vincitore di premio Oscar. Ieri abbiamo visto cosa è successo con La giovinezza, com'è stato lavorare con lui? Guarda, ti dico, è stato un sogno, è stata un'esperienza meravigliosa. Questa è la prima regia televisiva di Paolo Sorrentino, perché si tratta di una serie televisiva prodotta da HBO, quindi questo canale americano, e coprodotta da Sky, quindi in Italia andrà in onda su Sky. È stata un'esperienza pazzesca, non solo appunto lavorare con Sorrentino, che per me era un sogno da sempre, quindi stare lì con lui sul set, vedere come lavora. È stata un'esperienza pazzesca e poi trovarsi di fronte a personaggi del calibro di Diane Keaton, che io ricordo da bambino, insomma, nei film di Woody Allen, e stare sul set con lei, parlare con lei, era una cosa surreale, bellissima. Poi Jude Law, tantissimi altri attori, anche italiani, un'esperienza indimenticabile. Ti hanno già chiesto com'è Jude Law sul set, ovviamente questo attore che nell'immaginario è uno dei massimi attori, tra l'altro molto particolare perché sceglie molto bene quello che deve interpretare. Com'è girare con questi grandi attori, non solo Jude Law ma anche gli altri che hanno partecipato alla serie? Guarda, Jude Law in particolare devo dire che è una persona, un attore molto generoso con gli altri attori, una persona super disponibile, super simpatica, scherza con tutti, ha una parola per tutti. E poi l'ho visto, cioè, vedendolo lavorare sul set, ti rendi conto che è un attore pazzesco. Lui nei momenti di pausa è sempre col copione, è sempre lì che ripassa, che prepara la scena. È stata un'esperienza anche di scuola, diciamo, tra virgolette, meravigliosa vedere lavorare un attore così. Di tutti i film che hai visto e che ami, saranno tantissimi, qual è il ruolo che ti sarebbe piaciuto interpretare? Guarda, proprio ultimamente ci pensavo a questa cosa perché stavo guardando non un film ma una serie televisiva che si chiama Bates Motel. C'è questo personaggio di Norman Bates tratto dal film, insomma, di Hitchcock, e mi sarebbe tantissimo piaciuto interpretare questa parte di Norman Bates, perché è questo ragazzino che sembra tutto così carino, tranquillo, e poi si rivela essere un mostro, diciamo. Quindi questo ruolo mi manca e mi piacerebbe tantissimo. Già hanno fatto un remake, magari faranno il terzo remake della serie, no? Di Norman Bates. Chissà, vedremo. Senti, chiediamo sempre a chi viene qui un consiglio per i ragazzi di Una voce per la vita, in generale per i giovani che vogliono intraprendere una carriera artistica, nel loro caso una carriera musicale. Qual è il consiglio che senti di darti, di dar loro, anche se tu sei giovanissimo, quindi altrettanto come loro? Ma guarda, quello che dico sempre a tutti quelli che me lo chiedono è sicuramente di studiare, di formarsi, di avere una base molto forte. Poi è normale che l'esperienza è importante, però studiare sempre e soprattutto credere fortemente in quello che fai, perché io penso che se uno una cosa la vuole veramente, lo trova il modo per arrivare ad averla, e quindi così, crederci assolutamente.